Salve, mi chiamo Pietro Alberto Rossi, programmatore Android. In passato ho realizzato due ebook gratuiti riguardo la programmazione Android, li trovate sul mio sito che leggete a video. Sono stato relatore a vari eventi come Linux Day, Linux Meeting, Java Day, Codemotion di Roma, e via dicendo, un bel po' di eventi. In questo breve video vi mostrerò come operare con l'interfaccia JavaScript in applicazioni miste, ovvero quelle applicazioni che integrano componenti nativi e componenti tipici del mondo web. In altre parole, andremo a realizzare un oggetto Java che sarà iniettato nella nostra web, quindi nel nostro browser integrato, dove questo oggetto Java sarà accessibile dalla web view tramite JavaScript, quindi da una semplice pagina HTML noi ci accederemo tramite JavaScript. Andiamo a vedere un po' di codice. Abbiamo sempre la nostra activity principale. Quello che noi andremo a creare da subito è un nostro oggetto. Quindi qui già l'ho creato per comodità. Abbiamo un oggetto JavaScript interface, un metodo distanza e poi un metodo pubblico. Get toast. Cosa fa questo metodo? Visualizza semplicemente una toast notification. Gli diamo un messaggio come parametro e lui lo visualizzerà. Ora, nulla di strano, semplicissimo. Cosa dobbiamo andare a fare noi? Dobbiamo andare a prendere questo oggetto, JavaScript Interface, andarlo a iniettarlo nella nostra web view ed accedervi tramite JavaScript dalla pagina HTML e visualizzare una toast notification. Andiamo a vedere subito. Cosa abbiamo bisogno? Intanto che istanziamo la nostra web view, dopodiché andiamo ad abilitare JavaScript perché ci serve appunto per utilizzare, diciamo, attiviamo JavaScript. Dopodiché creiamo il nostro oggetto, JavaScript interface, e gli diciamo, lo istanziamo, gli diciamo nuovo, gli diamo il contesto. Dopodiché cosa facciamo di questo oggetto? Gli diciamo webview, aggiungi JavaScript interface, come parametri vuole, l'oggetto è un identificativo. A cosa servirà questo identificativo? Sarà l'identificatore per JavaScript. Quindi noi per poterlo utilizzare utilizziamo questo nome. Andiamo a vedere subito. Intanto, come lo visualizziamo? Naturalmente caricando una pagina HTML. Quindi noi comodamente la carichiamo dal file assets. Facciamo Android asset e facciamo index.html. Ok, normalmente la pagina HTML andiamo a creare, index, allarghiamo se vediamo meglio. Cosa facciamo? Creiamo semplicemente un pulsante e diciamo guarda, un click Android GP, il nostro identificatore, punto getToast, gli diamo un messaggio, hello world, semplice. Tutto qua, visualizza. Quindi abbiamo soltanto questo pulsante e diciamo prendi l'oggetto Android GP che abbiamo iniettato prima, da qui, e vanno a prendere il metodo getToast. Andiamo a vedere subito l'esempio funzionante. Carichiamo il nostro device. Ora, a cosa ci serve questa pratica? Molti pensano che è più semplice realizzare una pagina HTML, CSS3, stilizzarla in modo, che realizzare un'interfaccia normale con Android nativa. Quindi, a cosa serve questa iniezione di interfaccia JavaScript? Appunto, per noi creiamo la nostra interfaccia grafica tramite HTML5 CSS3. Successivamente andiamo a iniettare delle classi Java che operano con codice nativo. Questo è uno dei tanti motivi per cui si utilizza questo tipo di metodologia. Noi cliccando su visualizza, visualizzerà Hello World. Semplice, semplicissimo. Nulla di particolare. Andiamo su qualcosina di più complicato,
Ho già preparato un altro esempio di una classe un po' più complessa, sa già la scritta interface special. Cosa fa? Potete fare un sensore. Io mi vado a prendere un sensore tipo pressione atmosferica e vado a creare un metodo getPressure. Cosa fa questo metodo? Va a leggere il valore della pressione, che dato ogni volta che il sensore cambia, ovviamente un sensor changer, io mi conservo questo tipo di valore. Dopodiché lo visualizzo. Quando mi serve, lo visualizzo. Ho già creato una classe, un file HTML ROC, una parte HTML, dove io gli dico, mi faccio una funzione JavaScript, getPressure, e gli dico, Android JSP, che sarà il nostro identificativo in questo caso, prendimi la pressione. E poi nel paragrafo che si chiama res, identificativo res, visualizzami questo valore. Tutto qua, niente di che. Andiamo a modificare ora la nostra main activity per poter visualizzare questa cosa. Intanto, JavaScript interface non ci serve più. Andiamo a modificarlo come pressure. Facciamo così. Modifichiamo qua. Android JSP. Ovviamente questo deve combaciare sempre. Andiamo a controllare. JSP. Ok, perfetto. Dopodiché, ovviamente, questo lo modifichiamo pure. Carichiamo la nostra seconda pagina, index pressure. Naturalmente, essendo un sensore, si deve abilitare, quindi noi comodamente registriamo sul sensore e poi lo registriamo quando non serve più. Andiamo a visualizzare subito l'esempio prodotto. Questo è un esempio un po' più complesso. Naturalmente, avendo un device attivo avremo dei valori reali riguardo alla pressione atmosferica. Andiamo subito. Naturalmente, con l'avvento di HTML5, le varie funzioni JavaScript che sono state create, il contatto con l'hardware viene sempre meno, quindi verrà sempre meno l'utilizzo di codice nativo. Ma ancora, questo tipo di pratica è largamente utilizzata, quindi è sempre bene conoscerla. Andiamo a vedere. Il risultato di questa applicazione, display pressure, noi andando a cliccare, lui andrà a visualizzare il valore della pressione atmosferica. Tutto qui, semplicissimo. Andando a cliccare sempre, lui lo aggiornerà ovviamente, vi darà un valore diverso.